Oggi torniamo a parlare del caso di Saman Abbas e lo facciamo affrontando il discorso introdotto dal cosiddetto centro-sinistra, ovvero il femminicidio. Cos'è, quanto è diffuso in Italia e come si combatte. Ma iniziamo dal caso concreto. Come tutti sappiamo, per un mese e qualche giorno la reazione politica del centro-sinistra di fronte all'omicidio della povera Saman è stata questa. Poi l'ambasciatore pakistano, uno dei politici più esperti di quella nazione, è intervenuto a porta con due teorie di questo tipo qui. Prima, i crimini possono accadere in qualsiasi società. Ci sono più omicidi, più assassini in molti paesi occidentali di quanto non avvenga in Pakistan. E su questo punto l'ambasciatore potrebbe astrattamente avere ragione. Se confrontiamo gli omicidi che avvengono in Pakistan con quelli che avvengono negli Stati Uniti, quasi sicuramente in Pakistan se ne verificano meno. In qualunque nazione del mondo se ne verificano meno, a essere pignoli. Tuttavia, qui stiamo parlando di una particolare classe di delitti. Stiamo parlando dei delitti che avvengono a causa di matrimonio. Quello che l'ambasciatore non ci dice è che in Pakistan, per questioni legate alla dote e quindi all'assetto economico della famiglia conseguente al matrimonio, si verificano almeno in media 2.000 eliminazioni di donne all'anno. In Pakistan, nel 95% dei casi, ad un matrimonio consegue un passaggio rilevante di dote e si stima, ripeto, che ci siano all'incirca 2.000 fra mariti, suocere, suoceri, che per appropriarsi di questa dote eliminano la moglie. In Italia e nel mondo occidentale, casi di questo tipo sono ridotti all'umicino. Per lo più ti capita la giovane sposa che elimina il vecchio ricco per poter prendere la sua eredità. Ma sono casi estremamente rari. In Pakistan, invece, ce ne sono 2.000 all'anno. Quindi non è un qualche cosa che è legato alla religione o alla cultura o alla tradizione, no. 2.000 casi all'anno sono un intero villaggio che viene eliminato ogni 365 giorni. Non so dirti se sia religione o cultura, ma certamente qualcosa di endemico nella società pakistana. E su 2.000 casi all'anno per questioni di dote, è inevitabile che su 150.000 persone che sposti dal Pakistan all'Italia, qualcuno te lo porti dietro. C'è una ragazza, ne stavate parlando prima, che è stata uccisa da un'iniezione di AstraZeneca. Non possiamo dire che il vaccino AstraZeneca sia un assassino. Bisogna stare attenti agli stereotipi. Ci sono due differenze fra il vaccino AstraZeneca e lo zio di Saman Abbas. Il vaccino di AstraZeneca, in teoria, è un oggetto inanimato. Lo zio di Saman Abbas, sempre in teoria, un'anima, per quanto nera dovrebbe averci. Seconda differenza, i medici che hanno somministrato il vaccino a quella ragazza pensavano di proteggerla e di salvarle la vita. Lo zio di Saman, che l'ha strangolata, difficilmente aveva lo stesso buon proposito. Se non riesci a capire questa fondamentale differenza, hai dei seri problemi di comprensione di come funziona la società occidentale o viceversa. Chi ti protegge nella società occidentale ha dei gravissimi problemi nel comprendere come funziona la tua società di base, a meno che naturalmente tu non stia semplicemente arrampicandoti sugli specchi per uscirne con un'immagine migliore, ma in questo modo sugli specchi ci stai cadendo e li stai fracassando tutti uno dietro l'altro. E dopo questo shock culturale iniziale passiamo alle reazioni della sinistra. La sinistra si è accorta che una donna di 18 anni non è più fra noi. Quale reazione pensate che possa aver mai avuto una sinistra che rifiuta categoricamente di dare la responsabilità a radici culturali diverse dalla nostra? Esatto! È femminicidio, signori! È femminicidio! Lo twitta l'onorevole Boldrini, lo ritwitta l'onorevole Fedeli e lo afferma ovviamente anche Letta in diretta. E questo fa anche rima. Iniziamo dal tweet dell'onorevole Fedeli. L'onorevole Fedeli all'inizio ha le idee chiare. È femminicidio. Non c'entra la religione, ma gli stereotipi di stampo patriarcale comuni a diverse religioni e società. Come dire, poche idee, ma confuse.
Immagino che una parte di questo intervento si possa salvare e che, interpretando il suo discorso, quello che voglia dire l'onorevole Fedeli è che la religione c'entra ma non è essenziale, è condizione forse necessaria ma non sufficiente per aversi questo tipo di delitto. L'Islam effettivamente ricomprende 2 miliardi di persone. In questi 2 miliardi trovate il fanatico religioso che si ferma anche in autostrada pur di pregare a determinate ore del giorno. Così come ci trovate anche il fedele che va in moschea soltanto quando l'Inter, di cui è tifoso, vince lo scudetto e che cioè frequenta la moschea una volta ogni 20 anni. Gli stereotipi invece esistono e, come scrive il ministro, l'ex ministro, sono propri di determinate religioni e culture. Difficilmente Saman Abbas sarebbe stata eliminata se i suoi genitori fossero stati, per esempio, buddisti. C'è poi la questione patriarcale e femminicida, ma trattiamola insieme al tweet dell'onorevole Boldrini e alle dichiarazioni di lei. L'onorevole Boldrini dichiara che la vicenda di Saman Abbas è agghiacciante e che le usanze maschiliste debbano essere combattute a qualsiasi latitudine. Bene. In attesa di vedere l'onorevole Boldrini andare in Pakistan a stracciarsi le vesti indossando una minigonna occidentale e non un completo medio orientale, trattiamo le sue affermazioni. Innanzitutto, è vero che l'eliminazione di Saman deriva da una cultura patriarcale e maschilista? No, perché Saman è stata tradita, purtroppo, e questo fa davvero orrore, almeno per me, da sua madre. È sua madre che diceva a suo padre che l'unico modo per salvare l'onore della famiglia era eliminare la figlia. È stata sua madre che, quando Saman è andata sconvolta a parlarle, l'ha rassicurata. Ed è stata sua madre, dalle rilevazioni sui telefoni che sono stati sequestrati, a dire allo zio che aveva fatto un lavoro eccellente. Come potete rendervi conto, il problema non è maschilismo o femminismo. Il problema sta nel fatto che qui c'è un'intera famiglia che ha deciso scientemente di eliminare la propria figlia perché non voleva sottostare alle tradizioni. Può non essere un problema religioso, può essere, come dice l'Unione dei Centri Islamici Italiani, un problema di usanze tribali, ma è comunque un problema che riguarda l'aspetto culturale e religioso in senso lato. Che poi l'aspetto religioso non venga riconosciuto come tale dall'Unione dei Centri Islamici ci sta tutto, perché è chiaro che di fronte a certe usanze tendi a prendere naturalmente la maggior distanza possibile. È lecito e legittimo, però il problema esiste. Non sarà un problema dell'Unione Centri Islamici, ma dello Stato italiano. Sì, si tratta di femminicidio? No, perché il femminicidio, così come è stato coniato negli anni 90, è l'uccisione di una donna da parte di un uomo. In questo caso l'uccisione è da parte dell'intera famiglia, per motivi organizzativi, fra virgolette. Non accetti di sposarti, perdiamo la dote, tu perdi la vita. Sembra più un discorso mafioso, se vogliamo essere precisi. Veniamo poi al femminicidio, è un termine che francamente non sopporto. Ragazzi, io sono per semplificare le cose, le complicazioni sinceramente non so cosa farmene. Esiste già il delitto di omicidio, quello basta e avanza, e puoi scalare la pena in ragione di quello, non c'è bisogno di inventarsi qualcosa. Comunque sia, torniamo a noi. Da gennaio al 9 maggio si sono verificati in Italia 91 omicidi. Gli omicidi in ambito familiare sono 55 e di questi 55 casi, in 34 le vittime sono state donne. In 25 casi di questi 34 il responsabile è il partner o l'ex partner. Che cosa impariamo da tutto ciò? Che in realtà è vero che le donne sono più frequentemente vittime nel caso di violenza familiare, ma è altrettanto vero che non sono solo le donne vittime e che non è soltanto il partner a eliminarle, ma qualche volta purtroppo sono anche i figli o i suoceri. Ciò premesso, il femminicidio è un problema grave? Certo, come sono gravi tutti i problemi connessi agli omicidi. Non c'è un problema di omicidio che non sia grave. Tuttavia è da rilevare che gli omicidi relativi alle donne sono circa un terzo del totale, e cioè sul totale degli omicidi perpetrati in Italia
Due volte su tre la vittima è un maschio. Anche questo dovrebbe far riflettere l'onorevole Fedeli e l'onorevole Boldrini, a meno che non si voglia ritenere che la vita dei maschi, beh, valga meno di quella delle donne. Credo che anche per stasera sia tutto. Spero di avervi dato qualche spunto di riflessione. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto e a presto. Siccome dato l'argomento, l'algoritmo di YouTube non diffonderà il video, provvedete voi a condividerlo se siete d'accordo. A presto!